Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, stamattina ho iniziato già cercando di ripristinare il computer mio vecchio paleologico, ma non è che sono riuscita tanto. I cani e il gatto dormono sempre assieme. E poi sono andata a pulire le porte del lavandino, che purtroppo si stanno scrostando tutte, però almeno sono pulite, sono bianche. Allora, ma no, riscrivi le seguenti frasi inserendo i segni di punteggiatura e le lettere maiuscole corrette. Mauro mi disse: ti aspetto dopo pranzo a casa mia. E poi, siccome Gabriele stamattina non poteva fare lezione didattica a distanza, gli ho fatto fare i compiti. Abbiamo recuperato un po' quelli anche che aveva, che non aveva ancora fatto perché magari sono lunghi. Ed è stata un'odissea, veramente. Un'odissea. Allora, dopo tutto il pomeriggio che sono stata dietro ai bambini a fare i compiti, in cui abbiamo concluso poco e niente, soprattutto con Gabriele, vado a preparare la cena. Stasera prepariamo il minestrone campagnolo. Questa qui è la ricetta. Adesso vi faccio vedere comunque gli ingredienti che andrò a usare io. Qui c'è il pentolone per noi, la pentola per Maurizio e Gabriele. Qui c'è il cavolfiore che userò per loro. I pelati, poi ci serviranno delle patate. Io ne andrò ad usare 6 perché sennò non bastano. 4 carote, 2 coste di sedano, una confezione di pancetta da 200 grammi, uno spicchio d'aglio mega gigantesco. Vabbè, la confezione di piselli non credo che la userò tutta, però ho preso questi qua surgelati. 4 cipolle, il cavolfiore per noi che è un po' ammaccato, e poi qui c'è il pollo. Io il mio ancora surgelato perché in realtà l'ho deciso oggi che volevo fare questo. E quindi devo andare a farlo scongelare un po', se no come lo taglio per metterlo dentro? Vabbè. Comunque, il primo passo da fare è affettare, tritare, cipolla, aglio, pancetta, dadini, un goccio d'olio, li facciamo soffriggere. Perciò iniziamo a fare Pure questo io le passaggio. andrò a fare tutte a pezzettini piccoli, vabbè, non troppo piccoli, anche il cavolfiore, perché poi lo mangerà anche Pia esattamente così come viene. Perciò ci vanno i Ecco, pezzettini. Adesso lasciamo rosolare ancora qualche minuto e poi andiamo avanti nella ricetta. Intanto inizio a partire anche con questa qua per Maurizio e Gabriele. Adesso la ricetta dice di versare 1 litro, no, 2 litri di brodo. Nella nostra pentola ne verserò 3 e invece qui ne verserò 1. Sì, all'incirca sì. Forse qualcosina di più. Adesso vediamo. Comunque andiamo a versare l'acqua, che la misuriamo con questo, e poi ci vanno a mettere i dadi dentro, uno qui e due lì. Alla fine qui ho messo 3,5 litri per noi e invece per Maurizio e Gabriele 1,5 litri. Adesso dice di andare a tagliare e mettere tutte le verdure dentro a pezzettini. Quindi piano piano adesso andiamo a fare questo lavoro qua. Grazie.
mescolare, perché non ho ancora mescolato, metto due dadi qui e uno lì e lasciamo cuocere. Lì scritto sulla ricetta, vi faccio vedere. Vabbè, in realtà va ancora ai pelati e poi di far sobbollire lentamente per 45 minuti circa. Quindi adesso vado a passare i pelati e poi ce li mettiamo. Comunque, intanto iniziate a mettere un coperchio, così almeno cioè inizia a scaldarsi, insomma. Allora, Giara sta tenendo il telefono un attimo, così io metto. No, ho fatto una lattina sola di pelati, l'ho passata con il passaverdure, e adesso vado a mettere Qualche 4 cucchiaio. cucchiai, 4 cucchiai in quella di Gabriele Maurizio e mescolo. Ok. E metto il coperchio e tutto il resto invece lo vado a mettere qui nella nostra che sta già bollendo. Wow, con quanta velocità. Vado a mescolare anche qui, tanto finché non c'è la pasta va tutto bene. Può mescolare con lo stesso. Appoggio il cucchiaio di legno e metto il coperchio un pochettino così, in modo che esca un po' di vapore. Anche qua lo lascio storto. Devo cercare l'altro cucchiaio di legno. Adesso lasciamo cuocere. Intanto io vado a buttare tutto il pattume che si è creato lì. Allora, è quasi arrivato il momento di buttare la pasta. Per noi butterò i ditali grandi rigati. Mentre invece per Maurizio e Gabriele delle azzolane, questa pasta senza glutine fatta di solo mais, la forma è questa qua, tipo di talini insomma perché è piccolina confronto a questa. Questo qui è come adesso, quella lì la loro e questa qui la nostra. E ormai siamo a tiro per buttare la pasta, quindi aspetto ancora 10 minuti e poi la butto. Queste immagini di Pia che mangia la minestra da sola. Wow. Spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!